Siamo a quota 6, era il primo rigore, no? Con freddezza realizzato, forse perché non c'era Calcurano, si è andato sulla palla, però con grande freddezza. Sì, sì, probabilmente se c'era Sasà oppure magari Checco avrebbero tirato loro, però me la sono sentita, ho preso la palla, volevo fare il primo gol sotto la curva, quindi ci tenevo e è andata bene. Una grande soddisfazione, non era facile vincere questa partita, no? No, assolutamente, loro sono venuti qui, se la sono giocata, anzi complimenti a loro per come si sono presentati qui, perché non è da tutti venire qui e giocare a viso aperto la partita, ma al di là di questo noi l'importante erano i tre punti che sono arrivati e ci consentono di continuare il nostro percorso. Probabilmente la metà del secondo tempo un po' di calo fisico e fisico come no, beh, siamo bene, perché comunque fare gol negli ultimi minuti sta a dimostrare questo, che comunque stiamo bene fisicamente, fino all'ultimo diamo tutto per, come è successo oggi, per portare a casa la vittoria. Ma sappiamo che ogni gara è fondamentale, quindi consapevoli di questo affrontiamo tutte le partite con la giusta concentrazione, ma parlare di pressioni, non so, forse magari eccessivo, sì. No, assolutamente, nel senso ho rivisto anche adesso l'occasione del rigore e sembra che, cioè, mi sembra che è un rigore netto, anzi nell'occasione precedente quando comunque è stato annullato il gol a Dumbia, a me dal campo mi è sembrato di vedere che comunque il fallo di mano l'abbia fatto il difensore, non Dudu. Poi non lo so, questo non l'ho rivisto, quindi non so bene, però dal campo ho avuto questa impressione. No, secondo me c'erano, perché comunque come l'arbitro, come si è comportato con loro, anche con noi, nel senso ha ammonito Cosenza per falli simili a quelli loro, quindi. Ho visto, cioè ho sentito il risultato del Foggia e del Matera, sì, ma no, secondo me dobbiamo guardare a noi stessi, quindi ancora è lunga, dobbiamo vedere a casa nostra e continuare così noi. Calcio di rigore, sapete poterlo battere o l'avete deciso all'ultimo momento? No, sinceramente non avevamo deciso prima chi doveva battere il rigore, ho preso la palla e mi sentivo di calciarlo e ho calciato. Ma no, oggi no, oggi non c'era un ordine, perché no. Sempre Dumbia, siete partiti molto bene, no? Nella prima mezz'ora sembravate due treni proprio, no? Poi siete un po' calati fisicamente, qual è stato il problema? Nel secondo tempo Dumbia si è ridotto molto come raggio d'azione, come anche tu un pochino. Ma magari, cioè non lo so, no, fisicamente comunque stavamo abbastanza bene, nel senso, però ovviamente come in tutte le partite con il passare del tempo un po' uno perde un po' di lucidità, di freschezza e quindi ci può stare un calo fisico. Mario, curiosità, ma ti sei accorto che si erano avvicinati sul dischetto per fare una mezza fossetta? Sì, sì, però ho cercato di isolarmi, ho preso la palla, mi sono un attimo allontanato perché stando lì in mezzo si poteva perdere un po' la concentrazione, quindi ho preferito defilarmi un po' e aspettare che tutto passasse.